Sara! Presto faranno saltare il ghiaccio e passeranno. Credi di poterli fermare? Possiamo solo cercare di guadagnare un po' di tempo. Ci vediamo dall'altra parte. La sala delle anime. La sorgente divina deve essere lì. Sembra che attraversando quella porta io possa arrivare al centro della città. Ho fallito. Non ci sarà perdono per i miei peccati. Mi sono sporcato le mani col sangue alla ricerca del profeta. E ora non c'è più niente da fare. Quando l'attacco si è tramutato in un assedio, gli uomini del profeta hanno fatto l'inimmaginabile. Hanno rivolto le armi verso i ghiacciai e hanno sepolto la loro città. I mongoli e gli stessi uomini del profeta sono stati seppelliti sotto i ghiacci. Il Khan e la sua orda di guerrieri sono tutti morti. La gente di Kitesh è sconfitta e dispersa. Io solo sopravvivo nel cuore ghiacciato della città. Io e l'esercito di immortali del profeta, con i loro occhi maledetti e senza vita. Anche ora li sento che cercano i sopravvissuti tra le rovine. Non so come mi immaginavo fosse un essere immortale, ma Jacob sembra umano in tutto e per tutto. Chissà quante cose avrà visto nel corso degli anni, quanta esperienza e quanta sapienza. Non riesco neanche a immaginarlo. Eppure, per mantenere questo segreto, ha mentito alla sua gente per generazioni. Quali straordinari poteri ha la sorgente divina? L'umanità riuscirà finalmente a comprendere la vera natura dell'anima. O arriverà a qualche straordinaria scoperta scientifica. Una sola cosa è certa. È troppo importante per essere lasciata nelle mani della Trinità. Immortali sorvegliano le strade. Non devo farmi vedere. Sono sicura. La grammatica mongola è complessa, ma sembrano indicazioni. Si prendevano cura dei malati qui. I superstiti devono aver sofferto molto. Una collana fatta di ambra del Baltico. Una fattura incredibile.
Doveva appartenere a una nobildonna. Incredibile. Lo stile sembra antico, ma l'affresco raffigura un treno, l'arrivo dei sovietici.
Un vaso di vetro blu ancora in ottime condizioni. Non ne sono rimasti molti, per ovvi motivi. Un pendaglio di ferro. I soldati dell'impero a volte li portavano attaccati al cinturone. Rovine sotto l'acqua. Serve una scintilla. Possessione demoniaca. Facevano degli esorcismi. Sotto il sacro suolo della nostra città abbiamo trovato l'origine della corruzione. Una delle gallerie dell'inferno si snoda fin quassù ed erutta un miasma maligno. Non sempre la volontà del diavolo è manifesta, ma la sua presenza è evidente. Gli uomini sono costretti a volgarità e atti crudeli, come se la grazia di Dio gli fosse stata strappata. Li portiamo qui, nella bocca dell'inferno, per scacciare i demoni. Non sempre riusciamo nell'impresa. Spesso i poveri disgraziati sono posseduti da troppo tempo e muoiono quando gli estirpiamo le bestie del male. È un vero strazio perdere dei buoni compagni, ma dobbiamo resistere al diavolo in tutte le sue forme. Chissà quante persone sono morte qui. Oggi la mia mente è sgombra. Ieri non era così e non lo sarà di nuovo.
Dicono che il diavolo è dentro di me e che sono posseduta. Ho guardato dentro di me e ho visto che la bestia sono solo io. È solo la mia mente malata, ma i sacerdoti non mi ascolteranno. Non posso biasimarli, i miei occhi a volte sono così annebbiati dalla follia che loro stessi mi sembrano spiriti portatori di odio e dolore. Sputo e ululo perché sono pazza, ma so che non sono posseduta dal male, ma da una malattia che nessuno può curare. Essere abbastanza in alto. Dovrebbe andare bene. Vediamo se funziona. La formula per il fuoco greco.